Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Buonasera a tutti e bentornati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni. Se volete intervenire nella nostra trasmissione lo potete fare chiamando il numero 011 95 75 798. Vi presento adesso gli ospiti che sono in studio con me questa sera. È venuto a trovarci Francesco Versio dei pensionati CISL di Alba. E come tutte le settimane risponderà alle vostre domande da casa sulle questioni di previdenza e assistenza il nostro esperto Giorgio Melelli. Con questa puntata vogliamo cominciare un viaggio alla scoperta del territorio della nostra regione, che come abbiamo detto tante volte anche in questa trasmissione è molto vario e quindi ha delle caratteristiche molto diverse anche per quanto riguarda l'attività del sindacato e l'attività di tutela che svolgono i pensionati. Scopriremo quindi aree diverse, di province diverse, e per cominciare abbiamo deciso di agganciarci ad un evento di attualità, cominciando da Alba, che è sicuramente una delle città più famose del Piemonte, anche fuori dalla nostra regione, prendendo spunto proprio dalla Fiera del Tartufo che ha aperto lo scorso weekend. Siamo arrivati ormai all'84esima edizione ed è una manifestazione molto importante per la città di Alba. È sicuramente una delle manifestazioni più importanti non solo di Alba ma dell'intero territorio piemontese. Ultimamente, poi negli ultimi tre mesi, dopo che l'UNESCO ha dichiarato le Langhe patrimonio dell'umanità, credo che questo sia un ulteriore punto a vantaggio del nostro territorio. Certo. Abbiamo in questi giorni Alba invasa da turisti, non solo nazionali ma internazionali. Ecco, quindi la manifestazione andrà avanti per un mese, quindi saranno tantissime le persone che visiteranno la città. Sicuramente sì, andrà avanti molto più di un mese, perché un mese è la manifestazione tipica della Fiera del Tartufo, però anche tutto il territorio albese è in festa, di conseguenza anche i comuni limitrofi, cioè avremo manifestazioni fino al 30 novembre. Si stima, l'anno scorso è stimato che abbiano visitato la Fiera del Tartufo nel nostro territorio circa 400.000 persone. Sì, quindi sono dati molto significativi. Dal punto di vista anche del PIL, del prodotto interno della nostra città, è una cosa importante. Non per nulla la gastronomia, la ricezione alberghiera e la ristorazione diventano forse probabilmente il primo punto a favore della città. Benissimo, quindi un punto di forza che ha delle ricadute ovviamente su tutto il territorio. Come si prepara, diciamo, la città ad accogliere le manifestazioni, gli eventi, ma anche dal punto di vista del dare risalto alle tradizioni? A me piace usare un'espressione e dire che in questo periodo Alba si mette il vestito della festa. Cioè, come dire vestito della festa, dico Alba parlando del territorio. I filari filari delle vigne assumono colori bellissimi, certo. La nebbiolina si abbassa a livello delle colline, dalle cantine
nascono dei profumi, degli effluvi, e credo che specialmente il turista straniero, quando passa per le nostre langhe, per le nostre cittadine, i nostri paesi, sia affascinato. Credo che questo sia comunque un regalo della natura. È compito dell'uomo far sì che questo non venga vanificato con interventi a volte non sempre propri. Ecco, quindi farlo diventare un valore aggiunto proprio di questi tempi in cui la crisi ovviamente ha creato dei problemi anche in una zona che, diciamo così, è definita ricca, perché ovviamente l'Albese è forse uno dei fiori all'occhiello del Piemonte, anche dal punto di vista economico. Sicuramente, il PIL, sicuramente il PIL della città di Alba è il più alto sicuramente della provincia di Cuneo, e anche a livello piemontese, sentendo il nuovo presidente della regione Chiamparino, che è venuto la settimana scorsa a inaugurare la fiera, diceva che senza Alba il turismo enogastronomico in Piemonte avrebbe serie difficoltà, per cui noi siamo orgogliosi e cerchiamo comunque di mantenere questo patrimonio che ci è dato. Certo, un percorso che appunto continuerà e si rafforzerà sempre di più proprio alla luce del fatto che l'UNESCO ha proclamato le Langhe e il Roero patrimonio dell'umanità, quindi una strada da continuare. La settimana scorsa c'era una delegazione australiana e una giapponese, di gente addetta ai lavori ovviamente, non so se fossero tour operator, comunque gente comunque che era interessata al turismo, che ha visitato la nostra città, ha visitato i nostri posti, e questo evidentemente, se ci aprissimo anche a questo tipo di mercato, sarebbe sicuramente un vantaggio non solo per Alba ma per tutto l'Iterland. Quindi arrivare fino ad Asti, perché anche Asti, anche tutti i paesi limitrofi hanno sicuramente una ricaduta positiva da questo avvenimento. Benissimo, adesso abbiamo in linea la prima telefonata di questa sera, quindi sentiamo il nostro telespettatore. Pronto? Buonasera, chiedo la regia. Ah, perfetto, adesso la sentiamo bene. Vorrei parlare col signor Melelli. Sì, prego. Grazie. Dica. Signor Melelli, buonasera. Buonasera. Senta, mi è mancata mia moglie un mese fa. Sì. Di cui prendeva la menina. La minima integrata, sì. Come viene svolta, come viene pagata la reversibilità? No, la reversibilità al papà? No, mia moglie. Ah, la moglie, è mancata la moglie? Sì. Le faccio le condoglianze. Grazie. Il problema è un dramma, perché se aveva la minima integrata... Sì, aveva la minima integrata. Il 60%... che è quello che spetta al coniuge vivente, non è sulla minima, non è sui 503 euro, ma è sulla base della pensione. Quant'era la pensione base senza l'integrazione? Oh, non ricordo, signor Melelli. Perché? 200-300 euro. Lei prende il 60% di quella cifra lì. Di quella cifra lì. Poi bisogna vedere anche che pensione ha lei, perché ci potrebbe essere una parziale integrazione al minimo. Quanto ha di pensione lei? Io no, ho 935 pulito. Quanto? 935 pulito. No, lei prende il 60% di quello che sarebbe stata la pensione di sua moglie senza l'integrazione. Ah, senza l'integrazione? Purtroppo sì. Ho capito. Per la quattordicesima, che prendeva anche la quattordicesima, niente? No, la quattordicesima non è riversibile. Non è riversibile. Perché è soggettiva, lei supera i 9.800 euro all'anno, per cui non ne ha diritto, per cui quella non verrà più pagata. Ecco. Ho capito. Allora, se non ho capito male, io prenderò la riversibilità di quelle... di quella cifra che prendeva in Italia, esatto, di lavorativa, via. Esatto, che si chiama la quota reale della pensione. Ah, si chiama la... No, non è integrata, non c'è il regalo da parte dello Stato. Sì. Ok? Ok, la ringrazio, signor Melelli. Ancora condoglianze, arrivederci. Buonasera. Grazie. Buonasera. Ecco, veniamo allora invece adesso all'attività del sindacato nel territorio dell'Albese. Voi come pensionati avete appunto questa sede centrale ad Alba, ma poi avete anche delle sedi che sono sparse sul territorio. È opportuno magari fare un quadro delle dimensioni della Lega, la chiamo Lega, comunque della Lega FNP di Alba.
che è la Lega Grande della provincia grande, per adoperare un gioco di parole. Noi abbiamo 4.100 iscritti e abbiamo 65 paesi della Langa, del Roero, che gravitano sulla nostra Lega. Per cui, quindi dei numeri consistenti. I numeri consistenti. E abbiamo cercato di capire quale fosse la maniera migliore per venire incontro a coloro i quali ci danno la loro fiducia, cioè qual era la maniera per aiutarli comunque a districarsi nei meandri della burocrazia, stargli vicino alla difesa delle pensioni, certo. Con il fisco, con l'INAS e con tutto quello che la burocrazia ogni giorno ci mette a confronto. Per cui abbiamo stabilito che abbiamo individuato 6 paesi, diciamo un po' capofila di alcuni paesi, certo, dove abbiamo aperto un recapito settimanale. E i paesi sono Bossolasco, Canale, Corte Emilia, Montà, Santo Stefano Belbo e Monforte. Per cui è che normalmente questi recapiti coincidono col giorno di mercato, per cui la gente magari dalle campagne è già in giro, per cui se ha qualche problema viene al nostro recapito e noi cerchiamo di dare delle risposte. Ecco, questo è il quadro un po' della Lega di Alba. Di come funziona. Sì, in generale. Cioè, quindi noi abbiamo gli esperti nostri, chiamati agenti sociali, ma è un termine, mi rendo conto, complesso, comunque persone della FNP che in quel posto possono dare le risposte. Nel caso non siano in grado di darle immediatamente, prendono il materiale necessario e la volta successiva rispondono alla persona. Certo, quindi diciamo che questo sistema vi permette di essere il più possibile vicino alla gente. Sicuramente, questo è l'obiettivo che ci siamo dati, di essere vicino. Ecco, proprio perché soprattutto nei piccoli paesi, mi rendo conto, nelle Langhe saranno numerosi, soprattutto per gli anziani non è sempre facile raggiungere il capoluogo come può essere Alba in questo caso. Anche perché diciamo che il sistema dei trasporti nella nostra zona non brilla sicuramente per efficienza. Certo, sappiamo per che una serie. Tra sono il tipo, molti problemi. Tra le tipologie delle strade e tra i treni che non ci sono più, le corriere che ci sono una volta o due alla settimana, specialmente i paesini più in alto in Langa e le frazioni di quei paesini diventano difficilmente raggiungibili. Per cui abbiamo identificato il giorno del mercato perché è il giorno in cui la gente si è raduna. Un momento di aggregazione, certo. Quindi la gente arriva nel paese. Quindi sicuramente è una soluzione che funziona. Sì, direi di sì. Ecco, per quanto invece riguarda i rapporti con l'amministrazione, come si svolge la vostra attività? Ecco, questo è un po' il punto dolente della nostra attività. È ovvio che noi cerchiamo di dare attraverso la contrattazione con gli enti locali quelle risposte che possono dare un recupero, se vuoi, potenziale della pensione persa negli anni come potere d'acquisto. Certo. Per cui abbiamo presentato una piattaforma dove ci sono vari punti e per cui il punto principale, quello che riteniamo debba essere comunque messo a proprio punto, è la progressività dell'addizionale comunale. Cioè io non posso pagare la stessa cifra io che pago, che prendo 500 euro di pensione come quello che prende. Per cui secondo me noi abbiamo chiesto di stabilire una progressività nell'applicazione dell'addizionale. Per renderla più proporzionale, certo, quindi anche più equa. Poi, tra le altre cose, adesso abbiamo chiesto la costituzione di un fondo per la restituzione, cioè l'ISEE, che a chi ha un ISEE oltre i 15.000 euro, se si tratta di una famiglia, possa avere attraverso questo fondo delle riduzioni sui servizi a domanda individuale che vengono effettuate. Certo. Poi questo l'abbiamo chiesto per la TARI, sulla tassa rifiuti, sulla TASI, tassa di servizi indivisibili e via dicendo. E la cosa che secondo me è stata importante e credo che abbiamo in qualche maniera ottenuto è quella di chiedere l'ISEE istantaneo per coloro che magari sono in mobilità, in cassa integrazione, licenziati, per cui non fare riferimento all'anno precedente ma al momento attuale, questo per la tariffa delle mense scolastiche, per i trasporti, dicendo. E credo che questo sia un momento
qualificante. Bene, quindi comunque il confronto c'è, funziona? Funziona, sì, funziona. E mi piace dire che alcuni anni fa, 3-4 anni fa, fummo i primi, probabilmente in Piemonte, se non in Italia, a mettere in piedi un'iniziativa che poi venne copiata da parecchie altre realtà, la quale era null'altro che abbiamo messo attorno a un tavolo, su iniziativa dell'FNP, il comune, l'associazione commercianti, i rappresentanti della grande distribuzione, e nel momento in cui calavano i consumi alimentari, quindi si parlava della quarta settimana, la difficoltà di arrivare alla quarta settimana, certo. abbiamo individuato un paniere della spesa a prezzi calmierati con la grande distribuzione, e credo che questo sia stato un segnale che noi abbiamo dato alla città. Benissimo, quindi che poi ha aperto la strada anche ad altre iniziative. Anche altre iniziative, le carte famiglia e via dicendo, che poi in seguito sono partite. Però rivendichiamo di aver avuto l'intuizione allora di questa iniziativa. Bene, per quanto invece riguarda la lotta contro l'evasione fiscale a livello comunale, anche lì sono stati fatti degli accordi. Sì, abbiamo fatto un accordo sull'evasione fiscale, che l'obiettivo era quello di un accordo tra il comune e l'Agenzia delle Entrate a garantire una maggiore equità nella contribuzione fiscale, recuperando le risorse che potenzialmente venissero recuperate, potrebbero essere adibite a risolvere quei problemi di cui parlavo prima sulle addizionali e via dicendo. Ecco, quindi una ricaduta di queste risorse sul territorio per facilitare le famiglie in difficoltà nell'accesso a questi servizi, come abbiamo detto, certo. Mense scolastiche, asili, trasporti, asili e quant'altro. Ecco, per quanto invece riguarda la fascia di età che forse più da vicino riguarda il nostro pubblico, ovvero gli anziani, ci sono delle iniziative particolari che li riguardano? Allora, noi un'iniziativa a cui abbiamo dato molta importanza è quella che noi chiamiamo quella dell'invecchiamento attivo. Cioè l'invecchiamento attivo, cerco di spiegarmi, il pensionato oggi è diverso dal pensionato di ieri. Certo. Il pensionato di oggi va in pensione più giovane, ha più tempo libero e quindi i bisogni, oltre a quelli ovviamente del fisco, ha bisogno anche di impiegare il tempo libero in maniera soddisfacente, non cara, e quindi noi cerchiamo di dare risposte e sul turismo e sulla formazione. Anche lì, in collaborazione con l'amministrazione comunale, abbiamo messo in piedi un corso di informatica di base, che ha dato dei risultati, perché ormai vediamo con piacere che i pensionati vengono e ci dicono: ah, che bello, adesso con mio nipote mi scambio le mail con mio nipote. Certo, sì, questo quindi comunque ci sono dei risultati. Questo è un aspetto positivo, e quindi la formazione continua anche per chi è andato in pensione. Avevamo preso come spunto una frase che diceva presso poco così, diceva che nella vita mai cominciare a smettere, mai smettere di cominciare, perché se cominci, è un bel motto. Se smetti di imparare, incomincia ad invecchiare. Esatto. Ecco, questo era un po' quello, lo spirito che ci ha mossi in questo settore. Benissimo, adesso abbiamo in linea la prossima telefonata, sentiamo il telespettatore. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Da Torino. Prego, ci dica. Io volevo chiedere al signore della Cisola, no? Io sono più di 41 anni e 8 mesi che lavoro, no? Nel caso dovrei perdere il lavoro, quanti mesi di disoccupazione mi aspettano? Ma se lei non ha la pensione, l'ASPI gli aspetta per 10-12 mesi. Io tra un po' faccio 59 anni, no? Esatto, per cui superando... E ho 41 anni e 8 mesi. Superando i 55 anni, l'ASPI viene pagata per 12 mesi. Ah, non è per 14 mesi, avevano detto che l'avevano aumentata a 14 mesi. 12 mesi, a meno che non ci sarà, se ci sarà, nella nuova legge finanziaria, la legge di stabilità come viene chiamata, un allungamento, visto che il governo, da quello che si sente, si legge, vorrebbe rivedere il problema degli ammortizzatori e farli per tutti uguali. Non lo so se lei ha sentito 14, ma oggi
la legge applicata parla di 12. Essendo che io devo andare con i 41 anni, no? A marzo del 2014, sì. 40 più 1 come dicevano, no? Sì. Quanti io dovrei fare 42 6 mesi adesso? 42 6 mesi, sì. Lei io ho cominciato, ho 4 settimane dal 1972, ho sempre lavorato e ho anche l'anno del militare messo per insieme. Cui lei quanti anni ha oggi? Io adesso ti ho detto a febbraio di quest'anno faccio 59 anni. No, no, di contributi. Di contributi, ho più di 41 anni e 8 mesi. Per cui quando lei arriva, se lei viene licenziato e prende l'ASPI, durante l'ASPI, quando arriva a 42 anni e 6 mesi, va in pensione. Allora, cioè io adesso mettiamo da adesso in poi, no? Perché appunto avendo già 41 anni e 8 mesi, sì, mancherebbero una decina di mesi più o meno. Esatto, per 10 mesi. Esatto. Essendo che ancora adesso dove lavoro la ditta è ancora in piedi, no? Essendo che adesso appunto ho avuto, sto a casa in malattia perché ho fatto un intervento all'occhio, se, che non vedevo bene da un occhio, no? Se viene licenziato, lei chiede immediatamente l'ASPI e questo periodo le serve per raggiungere i 42 anni e 6 mesi. Comunque quando io compisco 42 anni e 6 mesi, perché io ho fatto il calcolo che ad agosto di quest'anno avrei 42 anni e 6 mesi, 7 mesi più o meno, ad agosto del 2015. Nel 2015, sì. Allora già potrei andare in pensione. Esatto. Lei quando raggiunge 42 e 6 mesi al saluta diritto tutti e va in pensione, punto. Però quando si percepisce prima, più o meno sulla pensione la quota che ti fanno, basta la paga? Non ho capito. Ho detto la paga è la percentuale che applicano sulla pensione, allora, se io ho uno stipendio di 2.300 euro l'ora. Allora, il problema è questo qui. La percentuale è fino al 2011 il 2% ogni anno, per cui lei al 2011 dovrebbe avere sui 40 anni più o meno, 39 anni, il 2% è il 78% della media degli ultimi 10 anni. Sì, dal 2012 è tutto contributivo, per cui il calcolo si fa in un altro modo. Sì, ma più o meno ho detto, io percepisco 2.300 euro sporchi, più o meno quanto potrei percepire con una pensione? Lei tenga conto, potrebbe prendere 2.000 euro puliti, 1.950 lordi, per cui viene fuori sul 1.600 puliti. Va bene, la ringrazio. Piace, Poi lo prenda, io ho fatto un calcolo matematico. Okay. No, perché a me tutti quanti mi dicono che più o meno con la pensione, ti ho detto, io sporco prendo 2.300 euro, no? Sì. E mi dicono tutti che dovrei prendere intorno a 1.650 no, più o meno. Sì, gli ho detto io. Perché adesso quando prendo lo stipendio il pulito prendo intorno ai 1.700 più o meno. No? Per cui è così, sì. Non si distanzierà di molto. No, 1.600, 1.700, 1.580. Adesso bisogna vedere bene, lei è stato in malattia, per cui il reddito è calato un po'. Cioè, no, ma io anche negli anni ho fatto anche un po' di straordinarie messe in busta. Ci sono molti fattori che incidono sul calcolo. Sì, però per dico, cui prendiamo per buono che sarà una buona pensione. Sì, però come le dicevo, io nell'arco degli anni ho fatto anche qualche po' di contributi di straordinari in busta. No, nell'arco degli anni non me ne frega niente, perché se non è negli ultimi 10 non valgono niente. Ma ultimamente, proprio negli ultimi anni, ho fatto appunto straordinari e me li mettevo in busta. No, il calcolo è sugli ultimi 10. Se negli ultimi 10 lei ha fatto straordinari, ok. Se li ha fatti 20 anni fa non servono. Va bene, la ringrazio. Prego. Grazie, buonasera. Ecco, prima della telefonata stavamo parlando dell'offerta che voi fate ai pensionati per dare valore aggiunto al tempo libero. Quindi abbiamo parlato dei corsi di formazione, in particolare questo sull'informatica che sicuramente ha riscosso un buon successo. Per quanto invece ha a che fare con la sfera più ricreativa e turistica, quali sono le vostre offerte? La segreteria territoriale di Cuneo ha deciso di istituire una sorta di organismo chiamato turismo sociale, no? Di cui io sono il referente. Per cui, come dicevo prima, cerchiamo di dare, anche dal punto di vista del turismo, delle risposte che siano eque,
che siano belle, perché io credo che comunque per troppo tempo si è pensato che gli anziani dovessero andare in posti non belli, comunque che fosse una sorta, tutto andava bene, invece no, io credo che si possano trovare anche dei posti belli a dei prezzi notevoli. Ovviamente noi, facendolo senza fine di lucro, abbiamo competitività, quindi riusciamo a offrire un prodotto a prezzi accessibili in posti belli, per cui devo dire che le iniziative che noi facciamo riscuotono sempre grande successo. In questo momento, domenica, sono partiti dalla provincia 50 persone andare ad Ischia, dove faranno un soggiorno di 15 giorni ad un prezzo molto basso, compreso di cure, turismo e via dicendo. Questa certo. È un'iniziativa. Ho dimenticato di dire prima, quando parlavo del comune, che col comune abbiamo un accordo che ogni anno noi organizziamo le terme, le cure termali ad Acqui Terme per i pensionati. Per cui un centinaio di persone ogni anno, iscritte al sindacato, certo, da Alba partono ogni giorno e vanno ad Acqui a fare le terme. Partono al mattino e arrivano al pomeriggio. A loro è richiesto un piccolo contributo di 40 euro, la differenza la mette il comune. Per cui questo è uno degli accordi che ci portiamo dietro e che ci auguriamo, nonostante i grandi tagli di bilanci, che possa durare in futuro. Che possano continuare, certo. Sentiamo adesso la prossima telefonata. Pronto? Pronto. Buonasera, da dove ci chiama? Siamo da Torino. Sì, prego, ci dica. Voglio parlare col signor Manel. Sì, sì, la sto già ascoltando. Prego. Voglio chiedere una cosa. I contributi della badante si scalano al 100%? Sì. O sono... Sì. I contributi che si pagano sono deducibili. Al 100%? Sì, tutte, dal lordo del suo reddito. Ma da quando è quella legge lì? Mi sembra sia 3-4 anni, sì, che è deducibile il bollettino. Del... Allora si scalano al 100%? Sì. I contributi. Sì. Va bene, grazie. Prego. Grazie. Ecco, buonasera. Magari chiariamo meglio la parte dei contributi. Allora, i contributi sono i bollettini, sì, che la Previdenza invia a chi ha un contratto, sì, per lavoro, tra virgolette, datore di lavoro, e però il padrone deve, il datore di lavoro deve pagare ogni 3 mesi. La ricevuta la tiene e la deduce dal lordo. Quindi quando che va a fare la dichiarazione c'è? Dei redditi è un problema. Adesso spiegarlo sarebbe, magari lo spiego martedì prossimo. La deduzione, io tolgo dei soldi dal lordo. Per cui il mio lordo non è più 1000, ma è 1000 meno la quota deducibile. Quindi sulla... Esatto. La detrazione invece è lo Stato mi rimborsa il 19% di quello che ho speso. E per quanto riguarda la badante, questo si può è fare deducibile. Per un... Sì, però per una parte no, di quello che... tutto il contributo. Okay. Si può detrarre sì, e questo fino intendevo. A una cifra che non so qual è. Dello stipendio che si dà. Forfettaria, non so se è 1500, non mi ricordo più. Quindi, quant'è. I contributi si possono dedurre e i soldi, gli stipendi, detrarre. Possono detrarsi fino a una certa cifra. Benissimo, quindi però questo... qui magari la spiego meglio la settimana prossima, esatto, quando ci sarà la puntata esatte, di Melelli. Con le cifre esatte. Perfetto. Grazie, allora, per chi è interessato a questo argomento può seguire la puntata di martedì prossimo e così avrà maggiori chiarimenti. Per quanto invece riguarda il problema che è fortemente sentito in tutta la regione dei servizi socioassistenziali, qual è la situazione ad Alba? L'obiettivo anche qui che ci siamo dati e quelli che nella contrattazione con l'ASL e con i consorzi e quella che abbiamo messo al primo posto è quella di potenziare l'ADI, l'assistenza domiciliare integrata. Certo. Perché cosa capita? Ormai negli ospedali c'è la fretta delle dimissioni, cioè ognuno cerca di essere, cioè vengono dimessi il giorno dopo l'intervento, il giorno dopo. Certo. E quindi sempre per una questione di risparmio. È vero, è sempre una questione di risparmio. Quindi la gente magari viene, come dicevo prima, viene mandata in una cascina in mezzo ai bricchi delle nostre parti, per cui
ha difficoltà comunque a raggiungere l'ospedale o un plaslo, il distretto, e di conseguenza se il consorzio ha un'assistenza domiciliare integrata, l'infermiera fa visita a casa del paziente e gli semplifica di molto la vita. Certo. Questo è uno dei problemi che abbiamo affrontato. L'altro problema purtroppo è quello delle degenze nelle RSA e nelle RAF. Esatto. Cioè noi un altro capitolo ci troviamo con un numero di persone in lista di attesa per un posto in un letto convenzionato. Stiamo parlando di case di riposo. Case di riposo. Non lo dico soltanto perché a volte usiamo le sì. sigle che chi magari ci segue da casa certo. non capisce. Cioè, prendere la case bene, di riposo. Sì. E anche qui, se un tempo i letti convenzionati nelle case di riposo dovevano avere caratteristiche ben precise per essere convenzionati, ovvero minuti di assistenza, minuti di fisioterapia, avevano tutta una serie di una procedura. Per cui le case di riposo si sono sì messe in condizione di avere la convenzione con l'ASL, però il problema è che l'ASL non ha più i denari per convenzionarsi. Esatto. Per cui noi abbiamo, a fronte di 350 posti circa che abbiamo a disposizione, abbiamo altrettante persone che sono in lista di attesa per avere un posto in un posto di convenzione, per un posto economica. Questo è uno dei grandi problemi. E dicevo che finisco il discorso di prima. L'ADI è stato dimostrato comunque che ha dei risultati migliori e dei costi inferiori rispetto all'ospedalizzazione. Ecco, quindi sicuramente bisogna proseguire su questa strada. Sentiamo adesso la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono il signor Romolo, chiamo da Torino. Sì, prego, ci dica. E volevo parlare con... Vuole parlare con me, Lelli? Sì, sì, la sto ascoltando, prego. Ecco. Mi dica. Perché c'è un va e viene la voce. Allora. Lei faccia la sua domanda, poi può ascoltare direttamente dal televisore la risposta. Va bene, allora. Volevo chiedere, signore, le detrazioni che ogni anno io percepisco per il mio coniuge cane casalinga e mia figlia che è disoccupata, no? In pratica tutti gli anni mandavo la raccomandata, devo sempre farlo oppure è automatico che mi venga sempre riconosciuta la detrazione? Poi se mia figlia trovasse lavoro, quando devo avvertire l'INPS nell'eventualità, perché poi lavora e mi tolgano la detrazione? E poi sulla documentazione del certificati, se ci sono poi degli aumenti in merito a fine anno. Grazie e buonasera. Grazie a lei, adesso sentiamo le risposte. Allora, i modelli delle detrazioni, i famosi DET, che sono arrivati fino all'altro anno, quest'anno non arrivano più, perché la Previdenza non ha più necessità, in quanto continuerà a detrarre moglie e figli a carico, salvo che l'interessato dica all'INPS che non ha più diritto di qualche cosa. Per cui se c'è una variazione, l'INPS varierà, se no mantiene quella cosa lì. Quindi noi sappiamo, aspetta la persona? Sì, noi sappiamo che sono tasse, attenzione, a un certo punto ci potrebbe anche essere a sorteggio che l'Agenzia delle Entrate va a verificare l'esattezza o meno di quelle detrazioni. Come fa anche negli altri controlli. Non è che perché non arriva più il modello dobbiamo permetterci di chiedere detrazioni anche se non, ci non dovute. Perché sarebbe una cosa scorretta e molto facilmente saremmo beccati. Sulla figlia c'è un discorso molto... La figlia, per non essere più a carico, non deve superare i 2841 euro. No, per essere annui. Sempre a carico. Per non essere più deve superare. Ah, per non essere, sì. Per non essere più deve superare 2841. È vero, io lavoro 3 mesi, se il datore di lavoro mi dà la paga giusta, sta poco a fare 2841. Certo. Allora io cosa dico? Questo è un consiglio che do. Di non farla mettere sulla pensione i figli, togliere i figli dalla pensione e tutti gli anni fare la denuncia dei redditi, in modo che se il figlio o la figlia
hanno superato i 2008 e 41, non chiedo nulla perché già non li ho. Se non li hanno superati, chiedo alla Previdenza il rimborso in un'unica soluzione con il 730. Perché io ho visto delle persone, specialmente in questo periodo, che i ragazzi, i nostri figli, lavorano 3 mesi, poi sta a casa 6 mesi, attenzione, c'è gente che prende la mini ASPI fa parte di reddito, per cui è un po' mezzo pasticcetto. Sì. Per cui per la moglie assolutamente tenerla a carico, su questo non ci piove. Per i figli il consiglio che do a quel signore che ci ha telefonato è: la faccia togliere dall'INPS e tutti gli anni lei fa la denuncia dei redditi, e se la figlia non ha guadagnato 2841 se la prende a carico e gli danno qualche centinaio di euro in un'unica soluzione. Ecco, quindi li recupera. Sì, perché, in un'unica soluzione, ma perché poi c'è il ha problema. Lo stesso la possibilità se lavoro di farla. Tre mesi, ad esempio, chi ha i figli studenti, certo, maggiorenni, che però d'estate vanno a fare i 3 mesi al mare, sì, superano 2841. Allora, meglio non averli, sì, e poi chiederli, perché altrimenti che averli poi bisogna... e poi rimborsarli. Chiaro. Questo è il problema vero. E diventa sconveniente. Questo è il problema vero. Abbiamo subito un'altra telefonata. Pronto? No, forse è caduta la linea. Va bene, allora vedremo di ripristinarla fra poco. Ah, pronto? Ah, ok, ci siamo, perfetto. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove ci chiama? Sono Michele, chiamo da Ciliere. Sì, prego signora, ci dica. Mi volevo parlare con Melelli, mi conosce già, sì, Melelli? Sì. Sì, si ricorda sì, Melelli. Senta, io la visione privilegiata, mi hanno dato 130 euro in più della pensione privilegiata. Io gliel'ho già detto l'altra volta, queste pensioni privilegiate pagate dall'ente pubblico sono un bailame che io non conosco. Sì, comunque mi hanno dato 130 euro in più. Adesso lei mi ha detto vada avanti, adesso sto facendo ricorso contro il Ministero per il danno biologico. Perfetto, benissimo. Perché il Ministero della Salute di Roma, va bene, mi hanno detto, hanno constatato che io la patologia l'ho presa dal lavoro. Perfetto. E io mi io sono avvocata. Signora, okay, io le ho detto di agganciarsi a un patronato e seguire le indicazioni dei medici e di chi sa queste cose, sì, nel patronato. Ecco, infatti io ho trovato un buon avvocato, mi sta facendo la perizia in medico legale. Perfetto, brava, brava. Perché il ministero mi deve dare, ma perfetto, tanti soldi. Perfetto. Perché io sono rovinata. Perfetto. E la patologia è stata riconosciuta che l'ho presa dalla. Allora io le faccio tanti auguri che la cosa funzioni, che vada a buon fine, che vada in porto. Se va in porto mi telefona e me lo dice. Io lo dico poi quando vado a prendere. Ok. La ringraziamo. Buonasera, signora. Buonasera. 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 Ecco, abbiamo parlato di liste d'attesa per quanto riguarda le case di riposo, abbiamo parlato di assistenza domiciliare, per quanto invece riguarda la situazione ospedali, che anche questo è un tasto dolente, purtroppo sappiamo che la sanità in Piemonte non sta attraversando un buon momento. L'ospedale di Alba è, diciamo che ultimamente è finito un po' nell'occhio del ciclone. È opportuno magari fare un po' di cronistoria. Molti anni fa si decise di unificare gli ospedali di Alba e Bra in un unico nosocomio e la cosa fu salutata con piacere dalla regione, dallo Stato. Disse è un momento questo comunque di risparmio, facendo un unico ospedale magari anche più competitivo dal punto di vista sanitario, perché un ospedale grande comunque, certo, ha l'attrattiva anche, certo, dei medici di un certo rilievo, di conseguenza quello fu l'obiettivo. Si individuò un territorio e il territorio ci creò qualche problema, come perché risultò poi alla fine friabile leggermente, per cui ha richiesto un impegno notevole economico, certo, di pali franchi per mantenere la struttura. Poi ci fu un contenzioso con la ditta che aveva vinto l'appalto, la quale
disse che i lavori erano superiori al capitolato che era stato stabilito e di conseguenza ci fu una rescissione del contratto. Quindi si andò ad un nuovo contratto con un'altra azienda, con un'altra ditta, e poi il blocco dei lavori, mancarono i soldi e ora pare da 2 o 3 mesi che i lavori siano ripartiti. Per cui, stante alle previsioni, alle garanzie che ci vengono date, nel 2015 dovremo avere l'ospedale nuovo funzionale, l'ospedale nuovo di Verduno, raggruppante quello di Alba e di Bra. Ah, bene, quindi siamo in una situazione di attesa. Una situazione di attesa, sì. Vedremo allora poi se ci saranno ulteriori sviluppi. Sentiamo adesso la prossima telefonata. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera. Da dove ci chiama? Signor Menelli. Sì. Prego. Dica. Senta, io ho sentito una voce, no? Che hanno fatto i 6 salvaguardati. Sì. Che appartiene a una categoria specifica, che io sono quello del 52. No. Quello del 52 non serve, non c'entra nulla i salvaguardati. Ah, ecco, mi spiego un po' perché non ho capito tanto bene. Quelli del 52, c'è un comma della legge Fornero che dice che chi ha i 20 anni di contributi, sì, quelli del 52 non vanno in pensione a 66 anni, ma vanno in pensione a 64 anni, più i mesi dell'aspettativa di vita. Per cui vi ha abbonato 2 anni. Questo è quello che interessa chi è nata nel 52. Per cui non c'entra niente. È la legge che hanno detto i 6 salvaguardati. Sì. Possono andare con la vecchia legge. Sì, ma i salvaguardati sono chi faceva i versamenti volontari, chi è stato licenziato, chi ha fatto l'accordo con le aziende per il licenziamento. Di questa cosa qui ne parlerò martedì, spiegando la 6ª volta che il governo mette in piedi una norma per i salvaguardati, ma non riguarda assolutamente le pensioni di vecchiaia. Per lei è una pensione di vecchiaia, 52-64, se invece era come tutte le altre andava a 66, per cui non c'entra nulla con la salvaguardia. Sì, okay? Sì. Però l'INPS l'altro giorno che sono andata lì... Sì. Cosa le ha detto l'INPS? Mi ha detto che io devo andare a 66 anni e 6 mesi. Ma gliel'ha detto che era del 52? Sì, sì. Allora non capisce niente. Allora non capisce niente. E vada all'INPS e dica: senta, si legga un po' la legge Fornero, guardi, l'ho letto 5 minuti fa nella mia sacra Bibbia qua. Proprio ieri sono andata all'INPS. Ha sbagliato il funzionario che gli ha dato una risposta così, ha sbagliato, punto, non c'è alternativa, è molto chiaro, ormai è 2 anni che stiamo dietro al discorso degli delle nate nel 52. Lei va in pensione a 64 anni, più i mesi di aspettativa di vita. È messo. Ok? Ah, va bene, perché ieri mi ha fatto scoraggiare lì. No, non si scoraggi, lei tenga fede a quello che le dico io. Va bene? Va bene, grazie mille. Prego, buonasera. Buonasera. Grazie signora, buonasera. Sì, tante volte l'abbiamo ripetuto che per le donne che sono nate nel 52... L'INPS, che è un grandissimo ente, però sta facendo delle cose che non vanno bene. Perché? Perché gli sportellisti non sono sempre i soliti. E gli sportellisti non è che danno risposte per l'ufficio che rappresentano, ma danno risposte anche per altri uffici. Certo. E allora ci sono risposte di questo tipo. Poi trovi lo sportello. Dopodiché vengono da noi al patronato, io gli dico un'altra cosa e la gente va in confusione. Certo, non capisco. Dice, ma allora chi ha ragione? L'INPS o lei? Allora io devo tirare fuori la legge, fargli la legge. E vedere, certo. Questo è il problema vero. Io che sono del comitato INPS di Alessandria, io col direttore gliel'ho detto. Allora, la capacità di dare risposta è la cosa fondamentale per l'INPS. Se l'INPS mi liquida le pensioni 15 giorni dopo, non gliene frega niente a nessuno. Certo.
Tanto non perdi, prendi gli arresti. Certo, sì, ma sì, se sì, mi sì. dà la risposta sbagliata, sì. È un dramma. Gente che veramente... È un dramma. Allora dobbiamo favorire la, come posso dire, la formazione anche di questi operatori dell'INPS che devono dare risposta. Devono sapere un po' come noi, un po' tutto. Certo, no? E quindi essere e poi, costantemente aggiornati. Se non sono sicuri, anche loro hanno andare a consultare... Creano anche del panico, certo, no, certo. E mettono in difficoltà anche certo. le persone. A volte poi le persone non sanno invece di aver diritto di sfruttare delle possibilità e quindi poi questo vanno a perdere anche dal ma punto di vista economico. Ma certo. La norma dei donne del 50. Abbiamo ancora un paio di minuti, quindi vorrei fare ancora una domanda per quanto riguarda il volontariato, perché certo. La FNP da sempre è impegnata nel capitolo del volontariato e sicuramente anche ad Alba c'è una bella realtà che riguarda questo modo di aiutare gli altri, di sentirsi utili, di fare del bene anche nel sociale. Io posso dire senza ombra di smentita che non c'è un'organizzazione di volontariato ad Alba dove non ci siano rappresentanti dell'FNP all'interno, per cui questo ci fa piacere e riusciamo a dare un senso anche a quello che è, se vogliamo, la mission dell'FNP, quella di essere solidale con gli altri, di dare una mano, di cercare comunque di risolvere quei problemi anche piccoli che vengono fuori quotidianamente, in modo particolare nelle persone sole, perché a volte la solitudine è uno dei problemi più grossi, forse a volte più del problema economico, perché il problema economico si risolve, il problema della solitudine non si risolve. È per questo che tra le iniziative che noi facciamo c'è anche quella di fare iniziative che mettano in collegamento le persone tra di loro, momenti di socializzazione e perché no anche momenti di festa, certo. Che non guastano mai, quindi è un momento magari di festa, di ballo, stanno insieme e socializzano e questo li aiuta a semplificare la vita. Ad uscire un po' dalla solitudine che è sicuramente appunto uno dei mali che affliggono maggiormente questa società, forse addirittura causa poi anche malattie diciamo così di natura più fisica, certo. Però quando ci si sente soli e isolati. Ci sta bene di mente, ci sta bene di corpo. Sì, 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 benissimo. Quindi il vostro impegno anche in questo caso è diciamo aperto in 360 gradi. Benissimo. Allora adesso abbiamo ancora un minuto, quindi ne approfitto per ricordarvi che la settimana prossima andrà in onda una puntata in cui Giorgio Melelli sarà qui da solo in studio, pronto però a darvi tante risposte. E in particolare parlerà degli argomenti a cui abbiamo accennato questa settimana, ovvero il sesto contingente di salvaguardati e anche la questione detrazioni e deduzioni su cui tante volte facciamo confusione. Voglio chiarire le donne del 52, mi porto dietro la legge, ve la leggo, cerchiamo di capirla insieme. Una volta per tutte. Esatto. Benissimo, con questo noi vi salutiamo, ringrazio gli ospiti grazie che sono stati in studio con me e voi che ci avete seguito da casa. Buona serata. Buona serata, grazie. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.